Il primo Adamo, tipo eponimo e rappresentante nella storia biblica della classe dei minori spirituali, nella gerarchia celeste veniva subito dopo il Creatore. Nel suo essere non c'è traccia di materia. Egli era, è vero, rivestito di una forma, ma di una forma gloriosa, per agire con tutta la sua volontà sulle forme corporee attive e passive. Questo Dio emanato, a cui gli angeli erano sottoposti, era il vero emulo, discepolo del Creatore. La sua potenza si estendeva su tutto l'universo o creazione universale e su ogni sua parte, cioè la terra o creazione generale, parte generale da cui emanano tutti gli elementi necessari a nutrire il particolare, e sulla creazione particolare o insieme degli esseri che esistono sia nel corpo celeste che nel corpo terrestre. Il particolare che comprende ogni essere attivo e passivo abitante dalla superficie terrestre e suo centro sino al centro celeste chiamato misteriosamente, cioè dagli iniziati, cielo di Saturno. In una parola, al primo Adamo erano sottomessi l'universo, la terra e tutti gli abitanti dei cerchi celesti. Infine, in seguito alla ribellione dei primi esseri spirituali, tutti gli spiriti, anche quelli rimasti fedeli, sono sottoposti al minore e gli abitanti del mondo divino si risentono ancora della prima prevaricazione e se ne risentiranno fino alla fine dei tempi. Pagano il tributo alla giustizia dell'Eterno per la prevaricazione del primo uomo. Così gli abitanti del mondo divino pagano per l'espiazione del crimine dei primi spiriti. Appena gli spiriti perversi furono cacciati dalla presenza del Creatore, gli spiriti inferiori e minori ternari ricevettero la potenza di operare la legge innata in essi di produzione di essenze spiritose allo scopo di contenere i prevaricatori nei limiti tenebrosi di privazione divina. Ricevendo questa potenza, furono subito emancipati. La loro azione, che era pura, spirituale, divina, fu cambiata non appena lo spirito ebbe prevaricato. Essi non furono più che esseri spirituali temporali, destinati ad operare le differenti leggi che il Creatore prescriveva loro per il compimento intero delle sue volontà. Fu allora che i minori spirituali quaternari furono emanati dal seno della divinità e che occuparono nell'immensità divina il posto da cui gli spiriti minori ternari erano stati emancipati per operare temporalmente. Senza la prevaricazione dei primi spiriti non lo sarebbero stati del tutto. Senza questa prima prevaricazione nessun cambiamento sarebbe sopraggiunto nella creazione spirituale, non si avrebbe avuto nessuna creazione di limite divino, sia superceleste, sia celeste, sia terrestre, né di spiriti inviati per attivare le differenti parti della creazione, poiché gli spiriti minori ternari non avrebbero mai abbandonato il posto che occupavano nell'immensità divina per operare la formazione di un universo materiale. D'ora in poi, l'universo si compone di quattro mondi: il mondo divino, il superceleste, il celeste ed il terrestre. Dio creò quattro classi di spiriti: superiore, maggiore, inferiore e minore. Poiché gli spiriti superiori e maggiori agivano in un ambiente nel quale tutto è spirito e nulla è materia, non ebbero mai il potere di produrre essenze spiritose. Gli spiriti inferiori e minori,
ebbero la facoltà di produrre essenze spirituali temporali, ma ne fecero uso solo nel momento in cui furono emanati per formare il mondo temporale che doveva servire per il tormento degli spiriti prevaricatori. La parte assegnata agli spiriti del superceleste fu di assicurare la corrispondenza dell'uomo con il creatore e farli servire da doppi limiti alle creature che governano i mondi celesti e materiali, nei quali gli spiriti prevaricatori sono racchiusi. Ausiliari di Adamo, essi badavano all'inviolabilità dei confini che separavano la prigione degli spiriti malvagi dal mondo superceleste. Agenti delle leggi dell'universo, essi erano addetti in modo particolare alla conservazione del tempo, cioè al mantenimento dell'energia vitale nell'universo materiale. L'uomo Dio che risiedeva nello stesso dominio vi agiva come puro spirito divino. Infatti, l'ordine stabilito dal Creatore non mirava solo ad assicurare la solidità della prigione che conteneva gli spiriti ribelli. Aveva soprattutto lo scopo di consentire all'uomo Dio di compiere, nelle migliori condizioni possibili, il compito affidatogli. Posto nel mondo celeste che è simile ai mondi superceleste e divino, ed è anche il soggiorno della divinità, Adamo aveva l'aiuto diretto di questa con la quale era, d'altra parte, in relazione per mezzo degli spiriti del superceleste, agenti della provvidenza. Possiamo perciò dire, con le parole di Pascalì, che unicamente per l'uomo tutte queste cose erano state così disposte, e poiché esse devono servire da limite agli spiriti perversi, sono sottoposte al minore affinché possa esercitare su loro la sua potenza e il suo comando, secondo la sua volontà e conformemente alle leggi d'ordine. Tale era la sublime condizione dell'uomo Dio, o Adamo, o Reu, o Ru. Ma purtroppo egli godeva, come i primi spiriti emanati, di libero arbitrio e, come essi, abusò del pericoloso privilegio. Il suo orgoglio gli fece considerare la potenza che Dio gli aveva accordata sulla creazione universale, grande quasi quella del Creatore. Il peccato d'orgoglio fu subito noto ai cattivi demoni, cioè gli spiriti decaduti. Uno dei principali spiriti si presentò ad Adamo sotto l'apparente forma di corpo di gloria e lo persuase ad operare la scienza demoniaca più volentieri della scienza divina che il Creatore gli aveva dato per assoggettare ogni essere. Il tentatore disse ad Adamo: «Adamo, hai innato in te il verbo della creazione in ogni genere. Opera, crea delle creature, poiché sei creatore. Opera dinanzi a coloro che sono fuori di te. Tutti renderanno omaggio alla gloria che ti è dovuta». L'affermazione del cattivo demone in parte era fondata, ma eludeva un importante particolare. È vero che Adamo aveva in sé il verbo potente di creazione della sua forma spirituale gloriosa. Possedeva un verbo di riproduzione spirituale gloriosa, ma poteva servirsene solo con l'aiuto del Creatore. Scrive Pascalì: «La volontà del primo uomo avrebbe operato e il pensiero divino spirituale avrebbe agito ugualmente, colmando immediatamente il frutto dell'operazione del minore con un essere perfetto quanto lui. Adamo sarebbe stato veramente il creatore di una posterità di Dio. Dalla sua forma impassiva, ovvero non soggetta alla sofferenza, doveva emanare forme gloriose come la sua per servire da dimora ai minori spirituali che il Creatore vi avrebbe inviato. Dall'uomo Dio della terra universale sarebbe sorta una posterità divina,
e non una posterità di carne. Cedendo alla suggestione perfida del tentatore, Adamo risolvette di creare esseri spirituali senza la cooperazione divina, alla presenza di coloro che erano fuori di lui e per cattivarsi la loro ammirazione. Questa colpa fu più grave di quella a cui l'universo deve la sua origine. È vero che la colpa di Adamo, sebbene parta dalla sua volontà, non deriva dal suo pensiero, poiché l'idea gli era stata ispirata dagli spiriti perversi. Ma la prevaricazione di Adamo fu più grave di quella dei primi spiriti, per il fatto che Adamo fece uso di tutta la sua virtù e potenza divina contro il Creatore, operando per desiderio dei demoni e della sua volontà un atto di creazione. Il che gli spiriti perversi non avevano avuto il tempo di fare, poiché il Creatore impedì che la loro cattiva volontà si manifestasse. La punizione non si fece attendere e fu doppiamente severa, prima con il risultato dell'atto criminoso, poi con il cambiamento di condizione del colpevole. Dio racchiuse nella forma di materia creata da Adamo un essere minore che il misero Adamo ha sottomesso in una spaventosa prigione di tenebre. Anziché una forma gloriosa simile alla sua, Adamo non produsse infatti che una forma tenebrosa o materiale, che chiamò, allorché vide il risultato della sua temeraria impresa, uva o Homes, cioè misticamente, carne della mia carne, ossa delle mie ossa ed opera della mia operazione concepita ed esercitata con l'opera delle mie mani. Il Creatore lasciò sussistere l'opera impura del minore affinché fosse perseguitato di generazione in generazione per un tempo immemorabile, avendo sempre davanti agli occhi l'orrore del suo crimine, affinché la sua posterità non potesse addurre l'ignoranza della prevaricazione e che apprendesse in ciò che le pene e le miserie che sopporta e sopporterà fino alla fine dei secoli non derivano dal Creatore, ma dal nostro primo padre, creatore di materia impura e passiva. Inoltre, Adamo fu cacciato dal mondo celeste e precipitato negli abissi della terra da cui era uscito il frutto della prevaricazione. Nello stesso tempo il Creatore trasformò la forma gloriosa di Adamo in una forma materiale, passiva e soggetta alla corruzione. Questo secondo corpo di materia terrestre aveva la stessa figura apparente del corpo di gloria in cui Adamo era stato emanato. Questa forma corporea, simile a quella che Adamo aveva dato involontariamente ad Ouwa, era una copia grossolana, una pesante riproduzione della forma gloriosa, pura ed inalterabile, di cui in origine era stato rivestito l'uomo Dio. Prigioniero di questa forma materiale, Adamo fu costretto a vivere in quella stessa terra sulla quale prima del peccato regnava come uomo Dio e senza essere confuso con essa né con i suoi abitanti. Egli vi fu costretto ad operare come un essere puramente spirituale temporale, composto di anima e di corpo, soggetto al tempo e alla pena del tempo, la morte, alla quale non era soggetto prima. La forma di materia che aveva creato nel proprio orgoglio criminoso, Ouwa, gli servì per continuare la razza dei minori decaduti, poiché, condannato a riprodursi materialmente, non può fare uso che delle essenze spiritose materiali per la sua riproduzione. Fece uso di un verbo che mette in movimento, emana ed emancipa fuori di sé delle essenze spiritose secondo la legge di natura spirituale temporale, sicché non può che creare forme corporee materiali.
In ultimo, e fu la più terribile conseguenza della sua colpa, Adamo si trovò separato da Dio ed esposto alle insidie degli spiriti perversi. Quando si trovava nel suo stato di gloria, egli conosceva direttamente il pensiero del Creatore e quello dei demoni. Leggeva nell'uno e nell'altro estemporaneamente, perché il privilegio dello spirito puro e semplice, non imprigionato nella materia, è di poter leggere nello spirito con la sua corrispondenza naturale spirituale. A causa di questa comunicazione immediata con il pensiero divino, egli era pensante. Ma se nulla può sfuggire alla conoscenza dello spirito, avviene tutto il contrario tra gli uomini, poiché il corpo non è che un caos, prigione, per l'anima o il minore che vi si trova racchiuso. Come la forma è diventata passiva da impassiva che sarebbe stata se Adamo avesse unito la sua volontà a quella del Creatore, così l'anima è diventata soggetta al tormento della privazione. Di modo che, dopo la caduta, Adamo, da pensante, come era prima, quando come puro spirito leggeva apertamente i pensieri e le operazioni divine, diventò pensoso, cioè non ebbe più che una conoscenza effimera e frammentaria del pensiero divino a causa di certe emanazioni che gli iniziati chiamano buon intelletto. Inoltre fu, per sua disgrazia, assai più aperto alle suggestioni del demonio, perché il pensiero demoniaco si trasmetteva direttamente e costantemente a lui per mezzo dell'intelletto cattivo, mentre il pensiero divino non era in grado di penetrare nel suo spirito, che dopo essersi fatto strada con l'intelletto buono, che prepara e dispone l'anima particolare minore a ricevere l'impressione dello spirito maggiore buono, in modo che il minore non è pensante che nel tempo, ad intervalli, per unione intera con lo spirito buono. In altre parole, il minore, prima in comunicazione costante col pensiero divino, quando dimorava in forma luminosa nel mondo celeste, è venuto a trovarsi, dopo essere stato esiliato nel mondo terrestre con un corpo materiale, sotto il potere degli spiriti perversi di cui occupa la prigione, e può resistere alle loro seduzioni solamente per effetto della grazia che Dio gli accorda al fine di aiutarlo a trionfare sulle nozioni intellettuali che riceve da parte dello spirito cattivo.